L'ex sindaco di Taranto Rinaldo Melucci ha effettuato stamattina un sopralluogo sui cantieri di Masseria Solito e Baraccamenti Cattolica per visionare lo stato dei lavori. Cari amici, come vedete siamo agli ex baraccamenti Cattolica, i BAC. Fervono i preparativi, ormai insomma il grosso è stato fatto, abbiamo superato anche la fase importante dell'individuazione e messa in sicurezza degli scavi archeologici e la prossima estate, 2022, questo luogo iconico, importantissimo della città cambierà il volto del borgo, inizierà a cambiare il volto del borgo e accoglierà tantissime iniziative culturali e non solo. Siamo molto contenti, qui c'era un investimento di parte pubblica di quasi 10 milioni di euro, adesso da qui a un mese potrebbe uscire il bando per individuare il soggetto gestore. E come avete visto, stamattina abbiamo fatto una passeggiata anche per vedere a che punto è il MUDIT, il Museo degli Illustri Tarantini, un progetto bellissimo che ha coinvolto tutte le direzioni del Comune di Taranto negli ultimi 3 anni. È stato anche quello completato nonostante il Covid in tempi veramente record e cambierà anche quello l'assetto di Via Platea, di quell'altra parte della città. Il MUDIT in particolare, per un investimento di quasi 2 milioni, rientra in un bando regionale che è quello del Comune Library, lo stesso che come sapete ci ha consentito di riqualificare la biblioteca Clavio, e il MUDIT in particolare che da qui insomma alla fine delle feste sarà restituito alla città già il suo modello di gestione, sarà integrato con la biblioteca Clavio, sarà possibile per i giovani studenti fare ricerche, consultare i libri della biblioteca Clavio online e addirittura si sta lavorando a una convenzione con l'Istituto Luce per visionare i filmati storici che riguardano la nostra città. Insomma, una città che sta cambiando proprio oggi. La direzione lavori pubblici del Comune di Taranto ha aggiudicato dopo tantissimo tempo, finalmente tante difficoltà, il primo dei palazzi storici in Città Vecchia, quello di Vico Novelune, quindi parte anche la Città Vecchia. Siamo sicuri che a metà gennaio, giù di lì, finalmente parte anche il primo lotto di interventi sui tamburi. Insomma, noi abbiamo mantenuto fede a tutti gli impegni che avevamo preso con i nostri concittadini. Taranto sta cambiando davvero pelle, tante opportunità, e continueremo a vigilare, a lavorare, a coordinare tutto quello che si potrà coordinare per fare in modo che la città continui a progredire nella direzione che abbiamo individuato.